The remix. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo. Que eres una porquería. Bad Bunny, dile. Yeah, yeah, yeah. Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía. No te hagas que tú misma a mí me lo decías. Dentro del carro cuando yo te lo hacía. No sé por qué sigue con tu novio todavía. Sabiendo que es un canalla. Que no te merece y pa' colmo te falla. Vamos pa' Miami, tú y yo solo en la playa. Luigi Di Donato da Casandrino. In questo video vi faccio vedere a che cosa è ridotto un televisore di ultima generazione. Praticamente abbiamo solo una scheda che comprende alimentazione, scheda madre, driver per i LED. È un televisore di fascia bassa, chiaramente, però onestamente è ridotto ai minimi termini. Praticamente tutti i televisori ridotti, una scheda da 15 euro qua. Poi uno dice: per quale motivo una volta oltre il pannello non vale la pena? Perché oltre al pannello non c'è più niente ormai nel televisore. Abbiamo solo una scheda. E poi la cosa bella non ha nemmeno componenti in SMD sull'altra parte dello stampato, cioè abbiamo solo i componenti sulla parte superiore, un processore che fa tutto da solo, senza sigla, senza niente, addirittura è satellitare pure questo televisore, fa sia satellite che terrestre, ma e questo è tutto. Problema del televisore, attacco dell'antenna staccato, è un bel problema perché è tutto chiuso, fortunatamente è rimasto un po' di contatto del centrale, quindi possiamo anche recuperarlo quello là. Vediamo un attimo che cosa possiamo fare. La salvezza è quel piolino che vedete al centro del buco, quello là è il centrale dell'antenna, quello là ci dà la possibilità di poter recuperare il contatto senza smontare tutta la scheda, di andare poi dopo a ripassare il filo sotto. Allora, se voglio lavorare sull'attacco dell'antenna senza togliere la scheda, la prima cosa da fare è togliere questo spinotto qua che va alla cassa. Poi dopo, senza i caspiti riflessi luce non mi fanno capire se si vede bene oppure no. E la cosa più importante dopo è quella di andare a mettere delicatamente un foglio sotto qua in modo da isolarci, perché se vedete proprio sotto abbiamo l'elettronica del pannello e non c'è niente di più pericoloso, che proprio sotto l'attacco abbiamo le flat e l'elettronica del pannello. Basta un residuo. Buonasera. Volete uscire su YouTube? Allora. Buonasera. Buonasera a tutti gli amici di questo YouTube, non è PLC Forum. È la stessa cosa. La stessa cosa. No, non è la stessa cosa, però. Non è la stessa cosa. Sembra riparazione su. Allora, dopo la visita dei nostri giovani clienti Beata Low, andiamo a sostituire, vedete che è più grande. È più grande l'attacco dell'antenna che tutta la scheda e quadrapo. Per questa operazione ci vuole il mini saldatore per poter andare a saldare il centrale, e poi il saldatore grande poi vediamo per andare a per la mazza, per la saldatura dell'attacco. Ecco qua, operazione eseguita con lente di ingrandimento che ormai la vecchiacca comincia a farsi sentire. Facciamo una foto che è meglio. Porto la temperatura a 450 gradi, altrimenti là la dispersione di calore è molto, è troppo. Devo saldare la massa, quindi devo raggiungere una temperatura abbastanza elevata là. Ecco qua. In questo momento mi sento tanto un idraulico. Qua bisogna stare molto 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 attenti a non far colare lo stagno sotto, se no facciamo la frittata. Non è facile andare a saldare su questo punto qua. Dobbiamo sempre cercare di fare una saldatura abbastanza omogenea, di poter coprire tutta la parte. Ecco qua.
Ecco qua, operazione terminata. Saldatura da fare invidia a Peppe l'idraulico. Tutto a posto. Adesso dobbiamo solo provare, sperando che non ci sono problemi. Non vi azzardate mai a lavorare su questo spinotto, su questo attacco qua, senza aver tolto la scheda, oppure isolato bene in qualche sotto qua. Come vediamo, abbiamo tutti i microcomponenti in SMD e non solo, addirittura la flat del pannello qua, che non è schermata. Quindi basta una piccola goccia di stagno, qualsiasi cosa che cade, una scoria che cade sotto, e arrivederci, grazie che ti ho buttato il televisore. Proprio sulla flat stavo spinotto. Ok? E un altro consiglio importante, quando togliete, che come vedete questo televisore qua di ultima generazione, di fascia bassa, Akai sembra che la marca sia Akai, praticamente c'ha solo la parte dell'elettronica che si può togliere, fortunatamente perdiamo meno tempo così, però quando vedete che questo non viene via, non è che dovete fare leva con un cacciavite o qualcosa che è pericolosissimo, guardate a che distanza avete la flat, l'avete proprio attaccata al bordo, basta che mettete un corpo estraneo dentro per fare leva, strappate tutto. Un'altra cosa, quando rimettete a posto l'affare qua, va prima sul lato e poi si sposta a sinistra. Se vedete, una volta che l'avete messo su, va prima a destra e poi viene spostato a sinistra, incastro così. E va incastro, non viene solo alzato, altrimenti non viene mai via. Va prima spostato a destra e poi alzato. Questo qua è lo spinotto. È uscito fuori solo la parte esterna, diciamo, non si vede nemmeno la saldatura, meglio così, la saldatura è una che comunque. Ecco qua, acceso il televisore, ho messo la spina, dove sta l'interruttore, nascosto qua sotto. LED verde, oh, bella luminosità. Avranno investito tutto sui LED questi. Chi è? Purtroppo la vostra permanenza sull'isola Bonita è terminata. È come la farfalla, vive un giorno, ma vive una vita intera. A posto. E io me la sono voluta. Un'esperienza così peculiare, perché e questa è la situazione. Questo è tutto, Luigi Di Donato da Casandrino.